bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un nuovo Mi Preparo con voi. Vi faccio vedere come realizzo questo look e come indosso questa parrucca, come la metto, perché la metto insieme a voi infatti. Spero che questo video vi piaccia. Prima di iniziare, come sempre, per sostenere il mio canale, se non siete ancora iscritti vi invito a farlo, se ovviamente avete piacere a seguirmi, giustamente, non è che vi obbligo. E se ancora non l'avete fatto vi invito ad attivare la campanella cliccando appunto il bottone attiva la campanella per avere la notifica di quando caricherò nuovi video. Vi ricordo anche il secondo canale Fairland, sto caricando i weekly vlog, quindi per tutti coloro che vogliono sapere il backstage della mia life, della mia vita, vi invito a seguirli, ne ho caricato appunto due nuovi ieri, quindi andate a guardare assolutamente. Buon video. Ciao! Benvenuti, benvenuti, come state? Inizierei ad applicare la parrucca, cioè ci terrei a sottolineare il fatto che io abbia detto applicare anziché mettere. E la parrucca in questione, ragazzi, scusatemi se mi muovo in questo modo. Stamattina mi sono svegliata, mi sono fatta malissimo al collo, ho fatto un movimento strano, mi si è accavallato un nervo del collo e non riesco più a muovermi. La parrucca in questione è questa, della marca Uniwig. Uniwigs, è la prima parrucca che provo seria. Questa è nera, infatti me l'avete già vista anche nelle storie e nei post su Instagram. Se vedete i denti particolarmente strani è perché ho cambiato le mascherine e parlo anche male perché il primo giorno, cioè il giorno dopo, sì, le ho cambiate ieri. Quando si collabora con questi siti ti danno un codice sconto e in questo caso il codice sconto è Gloria. Top, semplicissimo, ed è il 20%, quindi se volete provarle. Arriva in questa retina, è una parrucca di capelli sintetici. A quanto pare si possono acconciare, perché io ho fonato la frangia per farla, l'ho tagliata perché era lunghissima, quindi l'ho pareggiata, l'ho accorciata come questa, e non si è bruciato niente, non ho sentito odori strani, quindi in realtà forse si può, non lo so, non voglio dire una cavolata, poi magari si usa la piastra e si brucia il capello. Mi hanno mandato dentro anche due retine, una nera e una di questo colore qua. Io sto usando di questo colore qua perché ho i capelli chiari. Mi hanno mandato anche un ricambio tipo di una pinzettina, quindi questo è quello che c'era dentro al pacco. Prima di prepararmi con voi volevo appunto mettermi la parrucca per farvi vedere come sto. Quindi metto modalità calzina e andiamo a rubare nelle banche. Yeah! E vado a portare indietro tutto. Io non sono pratica di queste cose. So che c'è una colla, si è incastrato l'orecchino perfetto per attaccare la parte qui, insomma, l'attaccatura dei capelli. Io sto già facendo un casino, maledetta Gloria che tocca. Mi giro i capelli in questo modo e li incastro sotto. Per fortuna, avendoli comunque corti e pochi, non devo fare chissà cosa. C'è gente che fa trecce. Ciao Antonio. Ah sì, perché qua in tutto ciò c'è Antonio, ma non vuole farsi vedere perché codesta è la parrucca che sembra quella di Samara. Però guardate che belli i capelli, sono proprio belli i capelli! Sono proprio morbidi, lisci. Si applica in modalità cappello e poi si fa un ed è storta, ok? E l'altra volta era molto meglio, ve lo assicuro, perché adesso fa schifo. Che cavolo! Quella retina non funge, un cavolo non funge. La frangia, come vedete, l'ho tagliata cortissima perché mi andava sopra gli occhi ed era impossibile vedermi la faccia e mi faccio cagare, veramente. L'altra volta era molto più carina. Iniziamo a truccarci. Partiamo con la base e utilizzo il Langover di Too Faced, dove me lo stavo stendendo sulla mano, vabbè. Mi sento tutta... poi ho anche il collo bloccato, quindi... Cavolo, ho lasciato sulle ciglia finte. Ah, le ciglia finte che sto utilizzando ultimamente sono quelle di Mulak, le nuove della collezione Freak Show. Sono bellissime, le ho tagliate, alla parte finale sono qualcosa di stupendo. Le ho lasciate dove c'è la televisione. Dopo, tranquillo, tanto ora che arriva le ciglia. Utilizzo il... correttore di NARS, il 2.6, che è un pelo più scuro per me, però io lo utilizzo solo in questa zona per andare a correggere, basta. Poi per illuminare utilizzo Urban Decay, il Naked Skin, nella tonalità Fair. Non vedevo l'ora di parlarvi in questo video perché mi avete chiesto in tantissimi... Senti, li mando indietro perché sennò non riesco a fare le cose. Informazioni sulla dieta, come sta andando, Gloria, perché non ci fai più vedere le ricette... Allora, il problema cos'è? Non c'è nessun problema. Sto aspettando di registrarvi, se appunto lo volete, quindi fatemelo sapere nei commenti o facendo un mi piace sotto questo video, perché volevo registrarvi tipo la mia healthy routine con Natural Mojo, perché se non lo sapete, questa è la terza settimana o la quarta, vabbè,
di dieta con la box di Natural Mojo. Natural Mojo se n'è uscita con queste box, in base al prezzo, in base anche a quello, alle vostre esigenze, ci sono questi prodotti. Intanto mi faccio le sopracciglia. Utilizzo il Perfect Brown di Mulac, che è un po' più scuro, però appunto con i capelli neri ci sta. E nei set ci sono i Body Shape, che io ho sempre utilizzato. Come sapete, lo dico anche in questo video, Natural Mojo lo utilizzo da svariati anni oramai e mi sono sempre trovata bene. Ai tempi avevo perso quasi 5 kg e qualcosa, insomma, solo utilizzando i loro prodotti, non facendo attività fisica, ed era una cosa assurda per me. Mi ero messa appunto d'impegno a mangiare anche più sano, quindi quello fa tantissimo. Già una dieta regolare e una dieta sana cambia tantissimo il vostro fisico, il vostro stile di vita. Infatti con queste box, poi, se le acquistate, avete anche un codice sconto che è Gloria7. Non si sa per quanto sarà valido, quindi utilizzatelo il prima che potete, perché poi appunto sarà valido sempre solo Gloria20, che è solo il 20% di sconto, ma con Gloria7 li avete alla metà del prezzo, solo i set, quindi. E avrete anche la consulenza di un esperto che vi darà delle dritte. Quindi voi cosa fate? Acquistate i box. Intanto mi avete chiesto: Gloria, ma a me non è arrivato niente dentro. Perché? Perché voi quando acquistate i box, poi dovete, se volete, appunto scrivere a Natural Mojo e loro vi daranno una scheda con delle indicazioni per poter utilizzare al meglio i loro prodotti. Ci saranno delle linee guida, ecco. All'interno dei prodotti ci sono i Body Shape, come vi dicevo, i tè, oppure c'è il box solo con i tè. Insomma, andate sul sito e controllate, perché ci sono un sacco di opzioni. Io ho preso la box, quella completa di tutto, perché avendo sempre solo provato i loro prodotti in modo singolo, cioè facevo ad esempio un mese provando i Body Shape, poi ogni tanto bevevo i loro tè quando erano appunto usciti, poi avevo iniziato ad integrare anche i Daily Greens, però non ho mai fatto una dieta equilibrata integrando anche i loro prodotti insieme per un bel po' di tempo. L'ho fatto per la prima settimana, poi basta, o lo facevo appunto provando solo i loro prodotti per un tot di tempo quando ho perso quei chili che vi dicevo, ma non ho mai fatto una dieta tipo mi do 4 settimane per perdere totto. Per il mio non è il perdere peso, che mi avete detto in tanti, Gloria, ma a te non serve perdere peso. È vero, io sto bene con me stessa, l'unico mio cruccio era quello di snellire alcune parti del corpo, assottigliarle di qualche centimetro e tonificarle, soprattutto perché non avendo mai fatto attività fisica, al di là di soft air, quando lo facevo ero bella tonica, però poi ho smesso, volevo tornare in forma. E con l'aiuto sia di Natural Mojo, sia di Carolina, del canale Mad Carolina, la sua più grande passione sul canale YouTube fa solo questo, mi ha dato delle schede esercizi, e con Natural Mojo si sono messi a darmi anche delle dritte come mangiare meglio, ecco, che vi ho comunicato nelle stories. Quelle, state tranquilli, perché se vi va il video io ve le faccio vedere tutte, vi faccio vedere come ho preparato alcuni pasti, come ho fatto gli esercizi, ve li faccio vedere come proprio si fanno, perché nella stories vi avevo messo solo lo screen con i nomi e io in primis non conosco i nomi degli esercizi, quindi sono andata a chiedere a Carolina come si facevano. Ma se volete io vi faccio proprio vedere tutto, così almeno li fate anche con me, nel senso guardate il video, vi mettete lì, li fate con me. Se vi va fatemelo sapere. Sono ancora a dieta, è normale che cioè ogni tanto sgarro. Infatti ci sono i cheat day, dovrebbe essere una settimana dove voi potete sgarrare l'intera giornata, ovviamente stando nei limiti, quindi assumendo magari altre cose come le carb blocker o le diet cups per sentirvi più piene. Riuscite a mangiare i carboidrati senza sentirvi in colpa, perché quello ve li brucia, ovviamente vi brucia solo quelli che serve al vostro corpo, che non servono al vostro corpo, scusatemi, mentre le diet cups vi fanno sentire sazi per non strafogarvi durante il giorno di non dieta, ecco. Allora adesso vado a fare una base sugli occhi, utilizzo sempre il mio correttore, vado poi a sfumare il tutto. Mi sa che utilizzo la Dreamy Matte, ragazzi, perché è la prima che ho qua, dato che ho utilizzato anche questa in questi giorni. Ci tenevo a dire anche un'altra cosa. Allora, praticamente tutte queste cose che mi avete chiesto, tenetevi le domande che mi avete fatto, perché faremo anche una live. Fatemi magari già delle domande qua sotto nei commenti sulla dieta, sui prodotti, così almeno vi rispondo direttamente nella live. Una cosa che volevo dirvi è che appunto iniziando comunque la dieta, ero più propensa, dopo aver fatto gli allenamenti, i primi allenamenti, stando tutta una settimana a mangiare bene, mangiare sano, perché il senso di tutto ciò è mangiar bene, cioè non è la dieta, è mangiar bene, mangiar sano, che non vuol dire rinunciare a delle cose, perché io veramente mangiavo come
al solito, perché io ho sempre mangiato poi verdura, frutta, queste cose qui, ma non sgarrare, non mangiare magari 800 kg di pizza, mangiarli in un giorno a settimana senza esagerare, perché comunque ti stai facendo il mazzo per questa cosa, per la, chiamiamola, dieta, e sgarrare a fine settimana mangiandosi il mondo ti senti un po' in colpa, quindi è proprio lo stile di vita che cambia, ed è una cosa bellissima che ho notato in queste settimane. La roba che vi volevo raccontare, l'aneddoto che ci tenevo a raccontarvi, è quando sono andata al Life, che vado spesso, sapete, al Life Coffee and Bakery, che vado per bermi le tisanine, che loro fanno una tisana limone e zenzero buonissima, e a volte invece prendo il mio latte di soia con il cookie all'avena o la fetta di torta, che sarebbe una torta leggerissima senza niente, solo con tipo avena e limone, super super sana, e la sostituisco alla mia merenda, no? E non vado tutti i giorni ovviamente, perché altrimenti sarebbero troppe calorie, però una volta ogni tanto quando vado faccio queste cose qua e non rinuncio, cioè semplicemente mangio sano a pranzo, a cena, e faccio 5 pasti al giorno. Poi comunque questo ve lo dico meglio, vabbè, ero lì, era il mio cheat day, quindi potevo mangiare quello che volevo, e ho preso la red velvet con mia mamma, poi era anche il compleanno di mia mamma, quindi ho detto dai mamma, festeggiamo. La torta è buonissima, quella del bakery, le loro cose sono buonissime, ma io avevo azzerato, tarato le papille gustative, la mia lingua era tipo: che cacchio stai mangiando? Cos'è sto zucchero puro? Sentivo solo il dolce, ed era un dolce nauseabondo, perché comunque ero abituata a non mangiare più dolci da una settimana, solo dalla prima settimana, a mangiare sano, a mangiare tutte cose anche insipide, perché alla fine ho tolto il sale che fa ritenzione idrica, ne mettevo pochissimo. La mia percezione del gusto è cambiata molto molto molto. Qua non so perché il pennello mi ha macchiato, ti odio tantissimo, ti odio ma veramente tanto. Tante mi avete chiesto appunto quanto avessi perso, ma la cosa che mi hanno detto di non fare, anzi, è non guardare la bilancia, perché la bilancia, ovviamente se non dovete perdere tanto tanto peso, dico per quelle che magari devono solo assottigliare, non o modellare, insomma, non guardate la bilancia, ma affidatevi al caro e vecchio centimetro, e sembra che non state dimagrendo, quindi vi demoralizzate, quindi non guardate la bilancia se state facendo allenamento e dovete solo modellare il vostro corpo. Poi, come ho detto, ovviamente se dovete perdere tanto peso è normale dover guardare la bilancia per vedere i cambi che dovete fare col tempo, no? E niente, non so cosa sto creando. Adesso vado ad intensificare con Dogma, intanto non vi ho detto neanche cosa ho utilizzato, ho fatto un mix di Signorita, Lullaby e Illusion, quindi questi tre qua, e adesso vado a prendere questo qua più scuro, Dogma, mi piace tantissimo Dogma, e lo vado a picchiettare nell'angolo esterno, sia sull'attaccatura, e vado un po' anche qua nella piega per intensificarla. A parte l'incriccamento e robe varie, io domani devo partire con Antonio, che devo andare via prima, però alla fine è rimasto da me perché dobbiamo andare all'evento di Mulac, che è domani giovedì. Vabbè, voi starete guardando questo video di giovedì, quindi oggi siamo da Mulac, guardate le stories, seguitemi su Instagram, Gloria Fair, come in ogni social, per vedere che cosa succede in queste due giornate. Io poi rimango da Antonio, perché l'evento di Mulac, che sarà al Temporary Shop di Bologna, non so cosa presenteranno, anche se forse ho già capito, io spero fondotinta, non so niente, non ci hanno detto niente, ma io mi auguro fondotinta, perché in passato Cindy, io sono molto attenta a queste cose, aveva detto una cosa nelle stories, aveva fatto vedere, non mi ricordo se aveva fatto tipo così, dicendo nuovi prodotti in arrivo, non ricordo, però io me ne sono accorta e spero vivamente sia nei fondotinta. Se così non fosse, vedremo, lo scopriremo. Andate in questo momento, dopo questo video, andate a vedere nelle mie story su Instagram per vedere che cosa è uscito di nuovo. Poi dopo, il giorno dopo, saremo da Mesauda, che è stata così gentile ad invitare me ed Antonio a fare un incontro lì con voi, quindi se ci siete domani passateci a trovare al Cosmo Prof. Tutte le info le trovate anche qui nelle mie storie su Instagram, dove saremo, padiglione, a che ora, da che ora, dalle 10 alle 12 comunque. Faremo un Get Ready With Us live, quindi ci metteremo lì a truccarci con i prodotti Mesauda, i pennelli Mesauda, che sono qualcosa di meraviglioso. Ho fatto un po' di fallout, però vabbè, dopo andiamo a pulire. Sono 2 giorni che mi fa male il ginocchio, non so perché, devo averlo messo male, io poi ho problemi a questo ginocchio qua, infatti quando Carolina mi ha dato gli esercizi, faccio: caro, per favore, non darmi esercizi troppo, come si dice, troppo pesanti per il mio ginocchio, perché io sono una mezza pippa e ho questo ginocchio che tempo fa con la mia vicina di casa siamo andate a correre. Andiamo a correre, peccato che non si fermava più, e senza riscaldamento mi era venuta un'infezione, tipo una roba alla zampa d'oca che dovrebbe essere sotto la rotula, boh, I don't know, e quindi era successo che si era infiammata la zampa d'oca
e mi era venuta anche la borsite. Ha fatto un sacco di fallout questo ombretto, ma veramente tanto. Anti bambino, perché non si apre. Quindi il correttore che abbiamo messo, ciao, se ne va. Questi capelli li sto odiando, sappiatelo. Vado a rimettere il correttore. Tra l'altro devo andare a farmi anche la ceretta, perché non me l'hanno fatta bene. Questa volta purtroppo, cioè, sono andata lì, ho aspettato ad andare, perché ho detto, boh, li faccio crescere bene tutti quanti, perché ogni volta che vado prima me li spezzano. Perché sono super veloci, vado a queste qua, sono best friend forever, no, veramente, sono tanto carine, brave, mi hanno fatto anche la pedicure in modalità LA, perché ero dentro questa vasca, mi hanno tolto il mondo e mi hanno fatto queste unghie super nuove, piede super nuovo, sembrava il culo di un bambino. Però la ceretta si mettono in tre a farla, è una cosa assurda, sono tipo lì sul lettino, mi sento un manzo pre-macello e iniziano a scorticarmi, a mettermi in tre la cera, a togliermela, quindi non è che soffri. Perché non riesco a parlare? Non è che soffri una volta per strappo, no. In quel momento mi fanno quattro strappi, tre strappi alla volta, quindi fai tipo insieme ed è dolorosissimo. Però vabbè, no, io la ceretta in realtà sto scherzando, non la sento, sono molto brava. Mi rilassa, non so perché, il dolore della cera mi rilassa. Non toppa d'oro quando usano la cera quella nel rullo. Che voi direte, sì, è la stessa cosa, Gloria. Per me no, ve lo giuro, per i miei peli non è la stessa cosa, perché noto la differenza quando poi mi ricrescono, che sono tutti spezzati, grossi, come quando faccio la lametta. Questa cosa non mi piace. Sicuramente la pelle secca, devo fare 800 miliardi di volte gli scrub per poter aiutare il pelo a uscire, però col rullo secondo me è peggio se hai la pelle secca. Ho notato questa differenza. Poi sicuramente mi starò sbagliando, io non ho fatto scuola di estetista, non so. Fatemi sapere se c'è un altro metodo. Cioè, io vorrei tanto fare il laser e levarli per sempre dalla mia vita, i peli, da qua, lo sapete, in giù, anzi, da qua in giù, perché sopracciglia e ciglia li vogliamo e anche i capelli. Da qua in giù vorrei veramente farmi il laser ovunque per toglierli in ogni dove. Adesso applico Immaculate, che è il mio ombretto preferito chiaro di sempre, e lo picchietto sempre col pennello, questo qua, piatto, a lingua di gatto, fa anche rima, io sono una rapper. Quando sono andata per la prima volta da queste qua, mi hanno visto e hanno parlato tra di loro appunto in cinese, chissà che cacchio avranno detto, tipo, ah, guarda questo pieno di peli, Bigfoot, quindi sicuramente mi avranno preso in giro e da lì avevo un po' di voglia di, non avevo voglia di tornare in sintesi, però boh, pare che adesso mi hanno preso in simpatia, le faccio anche ridere, quindi credo di essere anche l'unica che chiacchiera con loro, la gente è strana, lo sapete. E voilà, ciglia finte applicate, continuo a dividere, la sto odiando. Non so se notate il mio viso diverso, nel senso che, ok, sono in quel periodo del mese, quindi ho il ciclo, e solitamente prima del ciclo e durante il ciclo io ho dei brufoli che sono enormi, tantissimi, cisti, proprio di brufoli grossi. Guardate, sono liscia, cioè queste qua sono solo delle macchie, io sono liscia completamente, infatti adesso mettendo il fondotinta noterete che si piallerà tutto quanto. E la differenza cos'è? Che sto provando una nuova crema, ma non ve ne voglio parlare fino a che non l'avrò testata per almeno un mese, perché questa crema è dermatologica, vi ho consigliato un dermatologo e appunto la sto provando. Cioè, sono troppo contenta, tanto contenta. Applico il mio preferito Mont Blanc NARS, me l'avete visto anche nel video, mi pare che ho usato questo. Comunque questo è della Spectrum, ce ne sono tanti fatti simili a kabuki, flat buki anzi, quindi ne applico un po' qua. Su tutto il visage, cioè guardate come cancella tutto. Se vi siete persi il video dove vi parlo meglio di questo fondotinta, non è una review, non è una recensione la mia, è semplicemente un come mi sto trovando, quindi ovviamente ho dimenticato di dirvi tante altre cose sul fondotinta che appunto mi sono dimenticata. Mi avete chiesto anche se è transfer, se lo fissate bene non è transfer, se non lo fissate si fissa lui automaticamente dopo un po' perché si asciuga come vi dicevo. Però ovviamente tutti i fondotinta, se state a fa così, vi scarica il prodotto sul dito molto molto meno di tanti altri fondotinta. Where are you? Where are you? Dove sei? Sei? Eccoti qua, eccoti qua. La... stavo morendo. La Contour Compact di Motives. E vado a conturizzarmi il viso, così, in modo leggero, per me è leggero ragazzi, capitemi. Vado ad applicare anche un pochino, ma proprio un pochino di blush, e utilizzo questo qua, della
linea Love Flash di Too Faced, il Justify My Love. È molto molto rosa, però secondo me con il colore dei capelli fa un po' un bel contrasto. E questo colora come non so cosa, guardate già che rosa, rosa, rosa. Io sto continuando a fare le rime senza accorgermi, sono una rapper nata. Anziché utilizzare il mio prefe, che è questo qua della Love Light di Too Faced, Blinded by the Light, utilizzo, guardate cosa mi è arrivato. Ah, guardate la meraviglia! Ci sono tre palette della linea 3D, vabbè, 3D Highlighter Palette, Highlighter Palette, di Huda Beauty. Questa qua in fronte proprio, è quella più scura, che è la Bronze Sands Edition. Poi aprendo invece ci sono le altre due che sono medie e invece più chiara. Questa qua è la media, come vedete, di bellissimo Seychelles, veramente bello bello bello, ed è un mix tra uno champagne e un bianco perché riflette un sacco di colori bellissimi. E adesso uso Seychelles, guardate quanto è meraviglioso, è un po' dorato rispetto al Love Light Blinded by Light di Too Faced, però appunto rimane sempre un po' più chiaro dei soliti giallini che si vedono, un po' più champagne, piace tanto tanto tanto. Fare così, lo vado ad applicare anche qui e anche qui, non vado a fare questo perché mi piace solo in questi due punti. E come ultimo step applico la tinta di Sephora. Allora, le due tinte che sto utilizzando, che mi vedete nelle stories e mi chiedete Gloria bla bla bla, allora sono la numero 23, le solite, le cream lip stain di Sephora, che sono le mie preferite del periodo, veramente sono bellissime e mi durano un sacco. Quindi la numero 23, che è un po' più Kylie Jenner style. Questa qua invece è la 26, che è proprio un marrone bordeaux bellissimo. Infatti adesso utilizzerò questa per essere un po' più basta, non so più parlare, per essere un po' più dark. Date una medaglia a quella donna. Io direi che siamo pronte per andare a brillare d'immenso con questa parrucca messa un po' a cavolo, non pettinata, è orribile, si vede tantissimo che è finta, però adesso mi sistemerò. Quindi questo è il look, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto piacere, vi abbia fatto, I don't know, fatemi sapere che cosa vi ha fatto, cosa vi ha suscitato questo video. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, se siete di Bologna veniteci a trovare al Cosmo Prof, sarò lì solo il venerdì, da Mesauda dalle 10 alle 12, poi torno a casa perché Andrea mi aspetta. Un bacio a tutti, grazie per essere stati qui e avermi fatto compagnia, ci vediamo al prossimo video, ciao!